Ciao piccoli saldatori e bentornati sul mio canale. Oggi voglio portarvi una mia esperienza che ho avuto nell'acquisto di un faretto per illuminare l'ingresso di casa mia. Praticamente vi spiego cosa mi è successo. L'illuminazione pubblica dove abito io è un poco scarsa e l'ingresso di casa mia è sempre buio. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato un attimino online un faretto capace di illuminare un'area di circa 50-60 metri quadri. Prima avevo comprato dei faretti LED iper cinesi da 5-10 watt, insomma quei cosi piccolini, niente, non servono assolutamente a niente. Io sono rimasto sbalordito dalla potenza luminosa di questo faretto e dalla tecnologia che c'è dietro, perché non è un classico faretto LED come li vediamo tutti i giorni. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al mio canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace, che non guasta mai. Vi ricordo che tutti gli strumenti e i prodotti che utilizzo nei miei video li potete trovare col link d'acquisto di Amazon in descrizione. E non vi dimenticate di iscrivervi su tutti i miei social e sul mio canale Telegram di sconti di elettronica. Adesso arriviamo a dunque di questo faretto. Questo faretto è della Sansi. Io ho visto questo marchio su Amazon, sinceramente, ho visto le recensioni, ho detto ma andiamo per sfizio, dato che costa veramente poco, cioè questo qui l'ho pagato una cinquantina di euro, insomma. C'era anche un coupon. L'ho provato, l'ho tenuto montato una settimana e ho detto, boh, io ci faccio un video sopra. Cioè, è una cosa spettacolare. Sono rimasto talmente contento che ho scritto alla Sansi proprio e sono rimasti contenti di questa cosa, che mi è piaciuto il faretto, e mi hanno dato praticamente un coupon per poter acquistare altri prodotti. E io questo coupon ve l'ho messo in descrizione. Ma adesso andiamo al dunque. La cosa figa di questo faretto è che, se ci fate caso, non è il classico faretto con il LED centrale, ma a parte di avere 6 LED, insomma, però vabbè, è un 50 watt, ma il LED è fatto in modo differente rispetto al solito. Ha un ring light, praticamente, avvolto nella ceramica. Secondo il fabbricante, avvolgere il LED in questa ceramica fa dissipare più del triplo del calore che fa dissipare un normale faro LED. In più, avendo la scocca tutta aperta e forata, tutto il calore verrà espulso e quindi garantisce una lunghissima durata dei LED. Ma la prima cosa che vorrei fare è vedere, secondo i dati di fabbrica, quanto è realistica la misurazione della luminosità di questo faretto. Ha un fattore di luminanza di 3500 lumen. Come facciamo a vedere se è realistica questa cosa? Andiamo a fare un test. Per il test ho pensato questa cosa. I lumen, o comunque i lux, si misurano alla distanza di un metro dalla sorgente luminosa ed equivale alla misurazione dell'illuminazione per un metro quadro. Ovvero che, diciamo che un lux equivale a un lumen per metro quadro. E per fare questa misurazione utilizzeremo il luxometro. Trovate il link in descrizione. Tipo per esempio in questo momento, se io lo vado ad accendere, nel mio laboratorio sul banco in questo momento ci sono 1860, diciamo 1865 lumen. Ok, mi sono messo alla distanza di circa un metro, ho misurato perfetto praticamente. Il faretto è acceso, non potete immaginare quanta luce fa, e lo strumento sta misurando quasi 4000 lumen a fronte dei 3500 dichiarati di fabbrica. I criteri di fabbrica sono rispettati, ma questa prova sarebbe niente senza una prova in esterna. Allora, questa è la situazione davanti casa mia con le luci attualmente installate, cioè non si vede niente praticamente. Questo è il faretto che avevo prima. Migliora un po' la situazione, ma niente di particolare. A singolo LED. Adesso accendo quello che ho comprato adesso. Cioè, la differenza è abissale. Vi faccio vedere di nuovo la differenza. Questo è il vecchio faretto. Anzi, lo lascio proprio acceso. E questo è il secondo faretto. C'è una differenza praticamente enorme. Qui è tutto aperto, quindi tutto il calore che si verrà a generare dissipato dal ring in ceramica verrà dissipato totalmente, e questa è la luce che fa. C'è una cosa assurda. Ma su questo canale non voglio portare la recensione di faretti che compro, cioè voglio fare il classico unboxing. Ho creato un canale di elettronica
facciamo gli elettronici. Quindi andiamo a smontare il faretto e vediamo come è fatto all'interno. Dobbiamo capire come si smonta questo faretto. Quindi prima di tutto andiamo a togliere... Io ce la faccio con le mani senza prendere la brugola. E la flancia l'abbiamo tolta. Adesso io credo che sia... Ah, ci sono anche dei gommini, vabbè. Allora, a me sembra di capire che sia tutto ad incastro. Quindi, teoricamente... Sì, perché qua non sento viti. Quindi qua anche non c'è niente sotto. Sì, io credo sia tutto ad incastro. Proviamo un attimo ad aprirlo. Questo blocchiamolo qua. Mi servono dei plettri, che questi non sono per suonare la chitarra, ma sono uguali praticamente. E uno lo piazziamo qua. Ok. Allora partiamo dal punto 1, riparabilità. L'elettronica è siliconata perché è un faro da esterno e quindi il produttore dice andiamo a chiudere l'elettronica così che duri a lungo. Ma in questa situazione, nel caso in cui si dovesse rompere qualcosa nell'elettronica dopo 8 ore di uso, può capitare, insomma, qui ci tocca andare a rimuovere tutto il silicone. Il che, diciamo che è buono che sia silicone e non che sia resina, perché fosse stata resina sarebbe stato quasi impossibile andarla a rimuovere. In questo caso, che è silicone, potremmo andare con un sciogli-silicone per rimuovere questo silicone, appunto, e quindi andare a riparare lo schema. E questo è un punto a favore. Stessa cosa vale per i contatti dei LED. Niente ragazzi, ci ho provato ad aprire questo LED, è veramente solido, cioè non si apre. C'ha questi quattro incastri, questi qua, che non riesco ad aprirli simultaneamente. Comunque facciamo finta di averli aperti. Questo è il ring light del LED, che ha i suoi due contatti, penso siano questi puntini qui che si vedono, dell'anodo e del catodo del LED, che vanno qui dietro. Infatti anche da qua si intravedono i due puntini, quindi i due contatti, infatti qua è duro, dell'anodo e del catodo, che fanno questo percorso, si collegano agli altri. Però forse riesco a togliere un po' di silicone. Vedete, ogni LED ha questi contatti, che uno è l'anodo e uno è il catodo, tramite PCB, quindi vengono collegati alla scheda elettronica che è sotto questo silicone. Allora, ho provato a togliere un altro po' di silicone per vedere un attimo come entravano i cavi, ma non si vede assolutamente niente. Tranne qui c'è un cavo giallo che va all'interno del circuito, che è siliconato con molto silicone. Non so se riesce a vedere, ma ho dovuto scavare circa un centimetro di silicone per arrivare a vedere la superficie dei componenti. Il che mi fa pensare che abbiano fatto un circuito talmente bilanciato sul carico che deve andare ad alimentare che non soffra nemmeno il calore sotto tutto questo silicone. E adesso andiamo a risiliconare quello che ho tolto. Ok, sono andato a sigillare di nuovo il silicone che avevo tolto con del silicone che avevo solamente nero, purtroppo. Andiamo a richiudere il faretto. Quindi fondamentalmente l'elettronica, nonostante il faretto sia tutto aperto, può scorrere tranquillamente dell'acqua all'interno di questo faretto, di questa struttura, senza creare assolutamente nessun danno all'elettronica, appunto perché è tutta siliconata. Cioè, io più guardo questo faretto e più sono contento di averlo acquistato. Cioè, è una cosa veramente assurda, non mi è mai capitato una cosa del genere, di essere così contento di aver comprato un faretto. Cioè, non è, posso capire un multimetro, posso capire un set di cacciaviti nuovi, ma essere contenti per un faretto non mi era mai capitato. In questo piccolo teardown, diciamo così, mal riuscito perché è tutto pieno di silicone, ma è un pro, non è un contro, vi ho fatto vedere questo faretto che mi sono comprato per casa mia, perché secondo me vale i soldi che viene venduto, pienamente proprio, cioè rispetta perfettamente i criteri di fabbrica, anzi, li supera. Potenza di illuminazione reale, avete visto il video, cioè spettacolo, io sono veramente contentissimo. Poi da elettronico, guardare che l'elettronica è ben protetta, di solito nei faretti normali c'è quel filo di guarnizioncina del cavolo torno torno che non funziona mai, l'elettronica si ossida sempre. In questo caso teoricamente dovrebbe essere quasi eterna l'elettronica, senza creare assolutissimamente nemmeno un piccolo puntino di ossido.
Se questo video ti è piaciuto, ti ricordo di mettere un bel mi piace, commentare e iscriverti al mio canale, oltre che a seguirmi su tutti i miei social ed iscriverti sul mio canale Telegram di sconti di elettronica. E come per ogni video, qui ti iscrivi al mio canale. E questi sono due video che puoi guardare. Ciao!